Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al mio canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, oggi finalmente possiamo vedere insieme il nuovo contenuto dell'aggiornamento, in questo caso il Vampire Hunter, il cacciatore vampiro. Prima di tutto parliamo della versione di fuoco. La versione di fuoco, come possiamo vedere, questi sono tutti i vari benefici che ottiene. È molto molto versatile per il PvE. Perché? Perché ha la capacità di fare i danni in base agli HP mancanti del bersaglio. Quindi meno HP, meno punti vita il nostro bersaglio avrà, maggiore sarà il danno che questi farà. In più ha la capacità di mettere un Death Break, come possiamo vedere, e anche di avere un danno basato sull'attack speed. Quindi per chi se lo chiedesse, mi raccomando, le build da fare sono sicuramente 4 rune di velocità, di rapidità, e 2 rune di lama, che sono quelle della possibilità critica. In più è in grado anche di rimuovere gli harmful effect, cioè gli effetti dannosi che ci hanno dato. Quindi questo mostro, secondo me, andrebbe buildato in tale modo e sicuramente sarebbe un valido alleato per il PvE. Per quanto invece riguarda la versione d'acqua, io mi sono aggiornato anche sugli altri server. La versione d'acqua è molto molto interessante perché è giusto che rimuove i benefici dei nostri nemici, però in che senso? Cioè lui è basato sul fatto che fa più danno, maggiori benefici riesce a togliere. Quindi più beneficial effect toglie, più danno fa. Questo lo rende davvero molto potente nel PvP, perché nel PvP, se noi abbiamo tre personaggi di supporto, ad esempio, otterremo tantissimi benefici sul nostro evocatore o anche sui nostri mostri. E avere un mostro come questo contro significherebbe sicuramente avere i nostri benefici tutti tolti e oltretutto avere un ammontare di danno addosso per tutti i benefici che ci ha tolto. Quindi questo lo rende davvero davvero molto devastante. C'è da dire un però, è sicuramente, e oltretutto, scusate, si mette anche un attack up, quindi si buffa da solo ovviamente nel danno. E c'è da dire che è un valido alleato anche in versione PvE. Perché? Perché esistono dei boss, ad esempio la caverna del lacrimante, del boss lacrimante, che ci permette di fargli togliere appunto tutti i buff di critical damage, quindi di danno critico e di scudo che lui si mette da solo. Nel nostro caso, il nostro mostro riuscirebbe a togliergli tutti quei buff e oltretutto a fargli molto danno, benché quello sia una versione di vento e il nostro mostro sia una versione d'acqua. È molto anche utilizzabile per quanto riguarda un nuovo contenuto che uscirà, non penso tra molto tempo, inerente all'ultimo raid che è uscito nel Nord America, dove esiste appunto un boss serpente, chiamiamola così, dove il boss ci prende tutti i nostri benefici e se li mette da sola. Questo vuol dire che se noi abbiamo questo mostro riusciremo nuovamente a togliergli tutti i bonus. Questo per quanto riguarda il contenuto dei raid. Invece per quanto riguarda il contenuto della gilda, o meglio del boss gilda, questo mostro si rivelerà davvero molto utile contro il boss gilda, perché nel boss gilda il boss avversario, questo l'ho lasciato su dei tutorial, prenderà tutti i nostri bonus. Oltretutto il boss gilda si fa in 24 persone, ciò vuol dire che il nostro boss nemico ci prenderà su 24 persone tutti i buff. Se questo mostro, quindi il Vampire Hunter d'acqua, riuscirà a stilargli i bonus, riuscirà ad incrementare il suo danno davvero davvero molto. Quindi questo mostro per me è molto molto versatile a livello di PvP e PvE, ma PvE solo nelle condizioni in cui i boss si potenziano tantissimo con gli effetti di beneficio. Per quanto riguarda invece la versione di vento, oltretutto sarà disponibile nella Monster Story, cioè nella storia dei mostri gratis, come è avvenuto per Raven o anche il Beetle Knight. In questo caso sarà ovviamente prendibile anche questo mostro. Cosa fa? Effettivamente mette un Death Break, come al solito sappiamo che questo è uno dei bonus più utilizzati nel campo PvE, però abbiamo anche un incremento di mana. Ok, come funziona questo? Questo funziona che in questo caso questo mostro riuscirà a fare danni in base a quanto mana ha speso. Ciò vuol dire che se noi abbiamo 10 barre di mana sul nostro personaggio, che ne so, siamo un'Orbia, Orbia tendenzialmente la nostra evocatrice maga,
carica mana quando abbiamo un elemento contrario rispetto alla nostra arma, quindi se noi siamo acqua e di là c'è il fuoco noi carichiamo molto mana. Messa anche in combinazione con una regina polare di tipo vento che ci fa spammare mana o anche con il vampiro rosso, abbiamo la possibilità sicuramente di spammare molto mana. Spammare così tanto mana significa aumentare i danni del nostro vampiro verde, quindi il vampiro verde ovviamente più spamma mana, più skill riusciamo ad ottenere, più lui si mette un incremento di danni. Quindi per me questo mostro andrebbe utilizzato esclusivamente nel mondo PvE, però rispetto agli altri onestamente penso che siano più forti gli altri. Questo è solo un consiglio personale, cioè nel senso poi vedremo insieme come poterlo usare al meglio. Invece, per quanto riguarda il Light and Darkness, sono molto suscettibile sulla questione perché sapete che gioco free to play e quindi io personalmente non potrò mai usare quelli Light and Darkness, però comunque voglio darvi due consigli. Prima di tutto, il Light è sicuramente una versione PvP perché è in grado di mettere un silence, cioè silenziare il nemico, vuol dire che lui non può castare le mosse. Un damage taken up è migliore di death break perché damage taken up gli fa prendere sia danni in autoattacchi che danni con le mosse, quindi sicuramente come debuff damage taken up è un debuff superiore. Di conseguenza questo mostro in questo caso io lo utilizzerei esclusivamente nel campo PvP, a meno che non possiamo anche usarlo in torre. Nel caso per poter silenziare i mostri impedendogli di curare e anche di mettersi scudi, però io onestamente oltre questo non lo userei. Per quanto riguarda invece la versione Darkness del nostro vampiro, invece questa è una versione potenziata del vampiro rosso. Ok, esultiamo perché questo vuol dire avere, se ne abbiamo l'occasione di ottenerlo, se abbiamo l'occasione di ottenerlo, questo vuol dire avere un mostro davvero davvero temibile, soprattutto in danni nel campo PvE ovviamente, però non vuol dire che non si possa usare anche in PvP. Comunque farà quindi un danno basato sugli HP persi, come abbiamo visto col vampiro rosso. Metterà un Death Break, che comunque è sempre un ottimo debuff. Oltretutto si può applicare gli shield, quindi lo rende anche una mezza via di supporto a se stesso, il che lo rende davvero temibile perché tendenzialmente i nostri mostri da danno non si danno supporto per sopravvivere, invece lui ha la capacità pure di darsi supporto autonomamente. In più rimuove anche gli effetti negativi sul nostro mostro e ha inoltre uno skill cooldown minore, cioè vuol dire che lui ha la capacità oltretutto di accelerare il fatto di poter spammare le spell, quindi se lui è buildato con Orbia, secondo me, o meglio la strega, sicuramente è molto molto forte. Anche con Kina ha la capacità con l'arma rossa di accelerare lo skill cooldown dei nostri mostri, quindi buildata anche con un vampiro arciere di Darkness sicuramente gli permetterebbe di spammare molte spell. Di conseguenza, questo mostro è una versione evoluta del fuoco e sicuramente molto 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 potente. Detto questo, io spero di esservi stato utile. Vi ricordo sempre che mi trovate su Twitch e per ogni consiglio o domanda, mi raccomando, mettete un commento. Ciao a tutti e grazie della visione.